Primo anno di una sfida che per tutti, per le aziende, per la città, soprattutto di Modena. Che cosa ha rappresentato, insomma, questo anno per voi? Allora, un anno difficile come tutto il paese, come forse il mondo intero, perché col Covid tutto è stato più complicato. Qui per fortuna il mondo delle imprese, il mondo della sanità hanno lavorato in modo puntuale e quindi siamo riusciti a continuare a produrre e a garantire sicurezze. E il settore è un settore fondamentale perché qui abbiamo la capacità di guardare oltre all'automotive anche ad altri settori, le ceramiche, il biomedicale, la moda, l'agricoltura strategica, ma l'automotive è quello che crea un po' la condizione di unificare tutto. Il motore è stata la forza dell'abbattimento del sudore per guardare invece alla dimensione del futuro e oggi stiamo guardando lì. Noi abbiamo in 40 km quadrati le auto più belle del mondo, i marchi più belli del mondo, dalla Ferrari alla Maserati, alla Ducati, alla Lamborghini, alla Pagani. Insomma, qui c'è un patrimonio straordinario. Patrimonio che deve guardare alla propria radice, alla propria storia, ma deve guardare anche al futuro. E l'idea che la Maserati sia a Dubai come unico brand perché ha investito sull'innovazione, sulla energia innovativa, eccetera, credo che sia importante. Allora, bisogna trasferire il lavoro, fare formazione, lavorare con l'università per creare le condizioni di guardare al futuro. E questo Motor Valley sta lavorando in modo forte perché sta puntando sull'energia elettrica, sull'idrogeno, sull'innovazione delle auto tecnologicamente avanzate fino all'auto a guida autonoma. Insomma, siamo punto di sperimentazione del nostro paese e vogliamo continuare ad essere riferimento strategico del lavoro e del futuro. Anche perché, come diceva giustamente, Modena non è solo il centro, il fulcro, insomma, della Motor Valley, quindi di tutti i marchi d'eccellenza, ma è anche un luogo di sperimentazione dove appunto è stata sperimentata anche la guida autonoma, dove si punta attraverso l'acceleratore appunto a guardare al futuro. E cosa c'è? Quale spirito vi è rimasto di questi pionieri comunque dell'automobilismo? La voglia di sfidare il futuro. La voglia di sfidare il futuro perché per noi è fondamentale, per esempio questa idea dell'acceleratore è un'idea straordinaria perché mette in campo ancora quella capacità, quella creatività che è il legame forte del nostro territorio e consente col sostegno di spingere per guardare sempre di più nel settore dell'automotive a un futuro. Noi dobbiamo creare i luoghi, le idee debbono arrivare dal sistema, dalle idee giovanili, dall'università per creare sempre di più una visione di futuro. Infatti la città presto dedicherà uno spazio proprio a queste start-up in modo che ci sia quasi un centro d'eccellenza dove chi ha delle idee trovi lo spazio anche giusto. Sì, intanto attraverso CDP, la fondazione, attraverso diversi partners è nato questo acceleratore che è straordinario e per ora è qui in centro storico nella sede Unicredit, ma l'obiettivo è quello entro 2 anni di portarlo nel cuore del nostro progetto, un progetto ambizioso dell'ex Fonderie Riunite dove lì faremo la sede dell'acceleratore e poi dietro il luogo per le start-up e quindi la possibilità di connessione. Hai un'idea? Ci sono le risorse, c'è il luogo e quindi spingi per il futuro. Ma l'accelerazione invece di solito delle varie città legate alle manifestazioni come da voi c'è il Motor Valley Fest è quello di presentare già, di parlarne con tanto anticipo. Pochi giorni fa è stato presentato il MIMO, l'EICMA con mesi d'anticipo. Voi cosa aspettate adesso per la prossima edizione? Ma intanto noi stiamo già lavorando per Motor Valley Fest 2022 e naturalmente, come siamo abituati noi, slow food e fast car, no? Questa è la nostra terra, quindi noi dobbiamo pensare, poi quando partiamo dobbiamo essere veloci e quindi stiamo già progettando il nostro nuovo programma e dentro ci saranno delle novità importanti, soprattutto perché presenteremo i progetti e quindi presenteremo per esempio il progetto del luogo delle start-up che sarà già in fase di sviluppo e quindi di appalto. Io spero che tutto ciò che sta accadendo a Roma possa aiutare a spingere ancora il paese per utilizzare le risorse europee e per consentire ai territori che ne hanno voglia di mettersi in gioco e di costruire davvero le condizioni per nuovo lavoro e nuovo progresso. La grande sfida è l'elettrico per le aziende, per l'economia ma anche per le città. Noi stiamo assistendo a città come purtroppo Milano e Roma che
fanno fatica ad adeguare il modello proprio di mobilità ai monopattini, alle auto elettriche, a questo uso di mezzi propri piuttosto che mezzi pubblici, facendo anche degli interventi molto discussi. Invece a Modena cosa accade? Beh, intanto, essendo terra di motori, qui la passione di andare in macchina e in moto è molto alta. Però noi abbiamo sviluppato, ormai siamo a 300 km di pista ciclabile, abbiamo un centro storico per fortuna non grande, quindi che si attraversa in 10 minuti a piedi, abbiamo i monopattini, abbiamo le centraline per il ricarico delle auto elettriche. Insomma, stiamo spingendo per costruire le condizioni di ciò che serve alla nostra comunità, avere tanta sostenibilità, avere ancora una crescita puntuale, ma soprattutto mirata alla qualità e soprattutto alla vivibilità di una comunità. Insomma, dignità e progresso sono due elementi che devono andare avanti. Noi cerchiamo di portarli avanti insieme. Roberta Pasero, Fuorigiri Giornale, Modena.